Ve l'avevo promesso, finalmente arrivo al Bucò. Qui ho una catasta di libri non indifferente da farvi vedere, alcuni li ho già letti. Il primo libro che vi faccio vedere viene da un giro in Feltrinelli vicino all'ufficio durante una pausa pranzo. È uscito l'ultimo di McEwan, il mio romanzo viola profumato, e quindi l'ho comprato e in quell'occasione avevo comprato anche Il mio nemico mortale di Willa Cather, che ho già letto e recensito per BookTube Italia Legge Indipendente. Ve lo lascio qua sopra nelle schede, nell'info box, se ve lo siete perso, un bellissimo romanzo che assolutamente vale la pena di leggere. Tornando a McEwan, il mio romanzo viola profumato, si tratta di un racconto e di un saggio che è la trascrizione di una conferenza che lui ha tenuto. Il racconto è un racconto niente male, secondo me è interessante da leggere, si legge in una mezz'oretta. Il saggio l'ho abbandonato perché l'ho trovato inutile e pretenzioso, però secondo me per 5 € che costava, valeva la pena di leggerlo, soprattutto se siete degli amanti di McEwan. Questa è una delle mie poche letture che ho fatto dell'autore. A me non è dispiaciuto, è una bella storia, ben scritta, come sa fare lui. Consigliato. Poi qui ho una serie di pigne che sono state recuperate in varie occasioni al libraccio, perché passo davanti al libraccio di Vittorio Veneto per andare in palestra barra piscina e quindi a volte mi fermo a fare un giro, ossia per lo scaffale del 40 che per il resto dei libri usati. Uno dei libri che ho portato a casa, che vi ho già fatto vedere perché vorrei leggerlo quest'estate, è Destinatario sconosciuto, che appunto fa parte della mia pigna dei libri brevi per l'estate, e è la storia di uno scambio epistolare di lettere tra un giovane ebreo e un giovane tedesco nazista che una volta erano amici. Non l'ho ancora letto, però mi dicono che si legge molto velocemente, perché nonostante il tema non sia facile da affrontare, appunto, come ben sappiamo, la scrittura è rapida e snella, appunto le pagine sono poche, quindi conto di leggerlo entro la fine dell'estate. Altri due libri che ho recuperato in varie puntate al libraccio sono di un autore di cui vedrete non soltanto questo. Uno è La battaglia navale e l'altro è Negli occhi di chi guarda di Malvaldi, che è un giallista toscano di cui vi ho già parlato e che a me diverte molto. È un autore che io uso per inframmezzare le letture, quelle magari più o meno impegnative. Ho già letto Negli occhi di chi guarda e mi ha molto divertito. È una storia con gli stessi protagonisti di Milioni di milioni. Non c'è bisogno di aver letto Milioni di milioni per leggere questo, perché io inizialmente nemmeno me lo ricordavo che erano gli stessi. Secondo me questo è meglio di Milioni di milioni. L'altro mi aveva un po' annoiato. Questa è una storia abbastanza divertente, un complesso turistico con diversi personaggi, alcuni più buffi di altri, e succederanno una serie di delitti che verranno poi risolti dai due protagonisti. La storia d'amore è un po' meh, però per il resto comunque ci si diverte abbastanza. Il giallo, come al solito, può piacere o meno. La battaglia navale, invece, se non sbaglio, dovrebbe essere un'altra delle storie dei vecchietti del Barlume. Io ne avevo lette alcune, sto andando in ordine, so che ne è uscita un'altra ancora, mi sembra, però adesso vado in ordine. Il prossimo che leggerò di Malvaldi sarà questo, non so quando, però appunto, siccome è una lettura che faccio inframmezzando le varie letture un po' più impegnative, non escludo che arrivi anche a breve il suo momento. Un altro dei gialli che ho pescato al 50%, però questo dovrebbe essere nuovo perché credo che sia andato fuori di magazzino da parte della Polillo, è La fine dei Green di Van Dyne, che è uno dei maestri del giallo americano. Non ho letto questo, ho letto solo L'enigma dell'alfiere, se non sbaglio, di Van Dyne. Questo è un altro dei gialli da intrattenimento, di solito sono ben fatti, i suoi sono abbastanza delle costruzioni a scatole, e L'enigma dell'alfiere funzionava abbastanza bene, l'ho letto diversi anni fa, quindi mi aspetto che anche questo sia un buon giallo. È vero che è un po' più corposo, però si leggono abbastanza velocemente anche questi perché la scrittura è snella, priva di fronzoli, e i Polillo li conosco come dei buoni gialli da intrattenimento. L'ultimo che ho recuperato al libraccio nelle mie varie puntate è Eder più di tutto di Matthew Weiner, di cui ho sentito ottimi pareri sia da Marco Cantoni sia da
Un'altra booktuber di cui magari vi lascio scritto sotto il nome perché per il momento adesso non me la ricordo, molto brava, sono due booktuber completamente diversi l'uno dall'altra, però entrambi fanno letture interessanti, mi fido del loro parere e questo dovrebbe essere un noir che però ha un risvolto sociologico non indifferente. Anche questo fa parte del mio gruppo delle letture brevi e sono curiosa di sapere qual è il risvolto psicologico, le cose inaspettate che si nascondono dietro queste pagine dove c'è la scomparsa di una ragazza che sembra la ragazza, la figlia ideale, e magari per opera di un ragazzo che invece è uno scapestrato che è cresciuto nei peggiori quartieri di New York, non è tutto qui, vedremo che cosa si nasconde. Un altro dei libri che ho recuperato al libraccio, però acquistato online perché non era reperibile in quella sede lì, era un altro titolo che ho disperatamente voluto fin dal primo momento in cui l'ho visto apparire in libreria, che è Nel cuore della notte di Marco Rossari. Questo anche l'aveva consigliato Marco Cantoni, che ci ha fatto anche un video dedicato. Io di Rossari avevo letto i primissimi lavori, boh, una ventina di anni fa, forse mi erano piaciuti molto. Questo è un libro bellissimo, io l'ho già letto, anche questo si legge in un paio di giorni, non solo perché è un libro breve, ma anche perché Rossari è uno che scrive in maniera che ti tiene attaccato alla pagina. Nonostante ti stia raccontando delle storie abbastanza impegnative e torbide, la storia di un uomo che raschia il fondo, risale e però non è tutto oro quel che luccica, la storia è raccontata sul bus ad un ragazzo durante una vacanza estiva, un viaggio nel sud-est asiatico, quindi è l'unire due storie nelle scatole, una dentro l'altra. Una coppia giovane che viaggia per vedere un vulcano, secondo me sono in Indonesia, ma comunque un posto del genere, e quest'uomo che invece è in fuga da tutto e si trova a raccontare improvvisamente la sua storia a questo ragazzo. L'ho già letto, è bellissimo, ci sarà un video, un libro in 5 minuti dedicato a questo romanzo, quindi se volete saperne di più, prossimamente nel canale lo troverete perché l'ho già girato. Veniamo invece a dei libri recuperati in un'occasione alternativa, ovvero uno di questi, tra l'altro ve l'ho anche già mostrato, la casa editrice dove faccio il corso di scrittura creativa ha fatto la presentazione di due libri che sono le ultimissime uscite della loro collana Il Bosco di Latte, che è una collana di librini brevi di autori di romanzi classici, autori famosi, e questi sono dei titoli che di solito in Italia non ci sono oppure sono diventati irreperibili e di solito sono racconti o romanzi brevissimi, novelle. Basil Lee ve ne avevo già parlato, anche se devo ancora leggerlo, però ve l'avevo presentato tra le prossime letture di quest'estate. È una raccolta di racconti scritti da Fitzgerald che riprendono un po' la sua giovinezza e i suoi trascorsi prima di diventare famoso. Invece, Un'oscura vitalità è una raccolta di racconti di Thomas Wolfe, che è un autore americano che purtroppo in Italia è un po' scomparso dai radar, ma per esempio Faulkner lo riteneva uno degli autori più importanti della sua generazione. E magari è una lettura meno fluida, però assolutamente che ne vale la pena, molto densa da quello che ho capito quando hanno fatto la presentazione. Sono curiosa di scoprire anch'io questo autore di cui non ho mai letto niente e che effettivamente in Italia si sente poco nominare. Questi appunto sono stati i due libri che ho acquistato in occasione di quella presentazione. In quella presentazione lì, l'editore mi ha regalato un suo libro che è Lungo l'oceano del tempo di George Mackay Brown. Questo perché? Perché era un libro che veniva stampato da questa casa editrice, ma che adesso non viene più stampato. Di questo autore ha parlato Marco Freccero in uno dei suoi video dicendo che effettivamente era diventato irreperibile. Allora io ho chiesto all'editore se era effettivamente diventato irreperibile questo autore e lui mi ha detto: questo non è un autore adatto al pubblico italiano, per quello non lo stampiamo più. Però ho pensato, però visto che ce l'aveva lì, me lo ha regalato e quindi sono curiosa di scoprire. È un autore, se non sbaglio, delle Isole Orca di Marco Freccero lo ha letto, quindi se avete bisogno di pareri più precisi, chiedete a lui, vi lascio il link del suo canale nell'info box. Lui è uno che fa delle letture assolutamente strepitose, per cui totalmente affidabile in quanto lettore. Non è certo uno che fa delle letture facili e quindi mi posso immaginare che sia un autore che sia poco adatto al grande pubblico. Quando avrò occasione di leggerlo ve ne parlerò e allora vedremo che tipo di autore è.
E in quell'occasione ero andata con un'altra ragazza del corso di scrittura creativa e lei aveva svuotato una soffitta e quindi ha detto: ma scegliete un po' di libri a noi che frequentiamo il corso, che se no altrimenti vanno al macero. Ed effettivamente, come potete notare, è proprio un classico libro di quelli che si trovano nelle soffitte delle nonne, con una edizione proprio molto minimale, Forte come la morte di Maupassant, un autore che non ha bisogno di presentazioni. Io questo non l'ho letto, appunto, con quelle edizioni che sono scritte tipo con questi caratteri un po' biblici, però magari con una bella luce e degli occhiali forti ce la possiamo fare. Sempre in quel giorno lì, però la mattina avevo portato a casa Solo la terra resiste. Anche questo credo di avervelo fatto già vedere in uno dei miei passati video. Anche questo è da leggere. Pesa un quintale e racconta un po' la storia della Scozia dell'ultimo secolo, penso dagli anni 50 in poi. Me ne hanno dette meraviglie gli amici che lo hanno letto, non soltanto l'editore, che penso perché è una persona che crede in quello che pubblica. Sono curiosa di leggerlo. Robertson è una delle penne più famose della Scozia moderna, per cui vedremo com'è effettivamente, se vale la pena di consigliarvelo o meno. Sono passata poi alla bancarella di Piazza Fontana e la cosa buffa è che un sacco di gente era lì cercando gli ultimi. Si era appena concluso il premio Strega e allora molti cercavano la ragazza con la Leica, che invece lui aveva finito, e quindi stava un po' smazzando gli altri finalisti della cinquina, e la gente era lì un po' perplessa. E poi sono arrivata io e gli ho detto: ma il Pulitzer di quest'anno? E lui mi ha tirato fuori Less, che vorrei appunto leggere a breve, ve l'ho già fatto vedere nella mia TBR per l'estate, e effettivamente tutti gli altri hanno detto: ah, ma anch'io lo voglio, però era l'ultima copia e me la sono portata via io. La bancarella di Piazza Fontana, come sapete, vende le novità abbastanza scontate, e in quell'occasione lì infatti ho trovato questo libro di Malvaldi, che è L'architetto dell'invisibile, che è un testo di divulgazione sulla chimica. Poiché Malvaldi scrive in maniera molto semplice e effettivamente come autore di romanzi, anche quando racconta poi le spiegazioni di come il delitto è stato commesso, spesso ci sono delle ragioni chimiche alla base e le sa spiegare in modo che anche le persone come me, che non hanno una base della materia, riescano a comprenderle molto bene, io mi aspetto che questo sia un romanzo che spiega la chimica per chi non capisce chimica, per cui magari può essere utile per avere un'infarinatura di una materia che tutto sommato è fondamentale nella vita di tutti i giorni, perché la chimica ci riguarda bene o male, per quello che mangiamo, per quello che respiriamo, per come veniamo curati. Tutto sommato avere una infarinatura di chimica non fa mai male. Era il 50% di sconto, io fin da quando era uscito lo puntavo, per cui è valsa la pena. Un altro libro che ho recuperato a quella bancarella, e qua vedete meno 50, ma in realtà me l'ha dato via per 5 euro perché ero un po' perplessa, è Come Leoni di Brian Panovich, che è il secondo della trilogia di Bull Mountain. Bull Mountain è una trilogia appunto che sta uscendo per NN, il primo è già uscito, poi è uscito questo di recente Come Leoni, e poi ne uscirà un terzo appunto, che però ancora non ha visto le stampe. Ho sentito dire dei pareri veramente ottimi in giro da chi la sta leggendo. Gli ho chiesto se avesse anche Bull Mountain, ed è la ragione perché me l'ha tirato dietro 5 euro, perché non avendo l'altro io ero molto restia a comprare il secondo, visto che non si possono leggere separatamente perché le storie vanno in ordine, rispetto invece alla trilogia della pianura di Kent Aruff, che si può leggere anche separatamente. Questi no, perché vanno in ordine cronologico, per cui mi procurerò il primo in qualche modo, magari mi compro l'ebook e quindi andrò avanti a leggere la storia in ordine cronologico. L'ultimo libro che vi faccio vedere l'ho recuperato dalla mia libreria ed è il titolo per BookTube Italia Legge Indipendente di settembre, ovvero per segnare bisogna tirare in porta una raccolta di racconti usciti per la Spartaco Edizioni, che è una casa editrice di Caserta e che appunto sarà la protagonista di BookTube Italia Legge Indipendente di settembre. L'ho recuperato spulciando il loro catalogo, hanno un catalogo effettivamente molto vasto, molto vario,
Questo è una raccolta di racconti dedicati, come si intuisce facilmente, al mondo del pallone e da autori completamente diversi l'uno dall'altro. Penso che sia una lettura abbastanza scorrevole da fare e non escludo che anche mio marito possa essere attratto da questo tipo di contenuto. Come sempre, siamo nel filone dei libri con poche pagine e secondo me anche abbastanza scorrevole, o comunque alcuni magari sono più scorrevoli di altri. Tra questi autori, c'è anche il nome di Morozzi, e per cui vedremo un po' come sarà questa raccolta di racconti, se può interessare anche a voi o se avete degli amici che sono appassionati di pallone e pensate che possa essere un buon regalo, aspettate la fine di settembre per vedere che cosa ne penso. La pigna di libri è finita e quindi finalmente siamo giunti alla conclusione di questo book haul. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con il prossimo video. Nel frattempo, buone letture a tutti!